Da Pignataro Maggiore a Pompei a piedi, un percorso lungo 70 km circa ed un passaggio anche dalla via Appia attraverso Giugliano. Siete partiti da Pignataro e dove andate? A Pompei. Quanto tempo ci impiegherete? Arriviamo domani verso le 12:30 l'una. E che percorso farete? E andiamo per Secondigliano, Iato Paese, come si chiama? Napoli, il cimitero di Napoli, poi gli altri due paesi che stanno là e poi arriviamo qui. Pernottiamo a Barro un paio d'ore. Poi ce l'andiamo. E poi domani mattina partiamo, domani mattina alle 3:30. Partiamo da Barra per arrivare a Pompei a luna. Da dove venite, signora? Pignataro. È una grossa tradizione a Pignataro. Sì. Settantenne quasi. Ma perché questo lungo cammino? È per fare la supplica. Cioè vi avviate già 2 giorni prima? No, ieri, stanotte siamo partiti. E arriverete poi giovedì a Pompei? No, domani. Domani mattina? Domani pomeriggio. E restate là, dormite là e poi a mezzogiorno? Dipende, se c'è qualcuno che ritorna a casa oppure resta a Pompei. Tutto questo per amore della Madonna. Eh sì, è l'unica cosa. Grazie. Ragazzi, voi giovanissime, dove andate? A Pompei. E come mai? Dovete per una grazia particolare? Anche. Per tutte le grazie per noi, per la nostra famiglia. E tutte le persone. Tutte le persone. Per i malati. Potrebbe sembrare un immenso sacrificio, ma a quanto pare non lo è per chi è fermamente devoto della Madonna. Signore, dove state andando? Pompei. Per la supplica? Sì. È una bella faticata. Mica tanto. Ci accompagna la Madonna. Quanto tempo ci metterete? Arriveremo domani verso mezzogiorno. È una lezione che nel nostro paese. Di dove siete? Pignataro Maggiore. Un sacrificio grande. Grandissimo. E perché lo fate? Perché facciamo? Non lo so. No, non è forza nostra.